Buongiorno, oggi apriamo la bresaola e vediamo cosa, come è uscita questa volta anche questa volta come è uscita la bresaola. Vediamo, cominciamo ad aprirla. Adesso abbassiamo la camera. E vediamo cosa esce. Togliamo lo spago, perché lo spago non lo digeriamo. Ma è molto utile per tenere insieme le cose. Ecco. E adesso togliamo anche l'intestino che lo avvolgeva. Questo l'ho bagnato, così che si leva, vedi, si leva, che è una meraviglia. Se non lo bagni non si leva niente. L'ho levato perché poi lo mettiamo sotto vuoto e non c'è più bisogno di protezione. Così bene, adesso vogliamo tagliare. Cominciamo da qua. Facciamo 1, 2, 4 pezzi, perché siamo solo io e mia moglie. Poi cosa ne dite? Io dico che è uscito buono. L'odore è quello delle nostre spezie e adesso facciamo una fettina. Ecco qua. Questo lo dovete vedere, però, adesso che lo assaggiamo.
ma ebbre Saulo. Bravo nonno Pietro, anche questa volta non ti sei deluso. A me pure così mi piace pure. Vai a fare due fettine alla macchina. Magliettina mia. E vediamo come viene alla macchina. Adesso tagliamo qua pure. Oh, ma che bella, bella, bella. Troppo bello, benvenuto. E questo lo tagliamo qua. E vediamo anche quest'altro pezzo. E infatti questo è pure bello, non c'è nervo in mezzo. Vedete? Eccellente, si dice eccellente, quando una cosa viene così, è veramente eccellente. Portato le fettine, Pina? Sì. Tagliato? Sì. L'ho tagliato un po' in più. Un po' in più l'hai tagliato? L'hai fatto fino, fino, fino? Sì. Il primo non ho dato. Avevo messo sì. Quasi a zero. Ok. E adesso vediamo. In tutti i modi è stata una settimana nel frigo con tutte le spezie che avevo messo, che dopo scriverò anche sulla. E questa è la bellezza che abbiamo fatto, vedete? Adesso io comincio da qua. Ancora più saporito. Quando è fino. È fatto da solo, io l'ho soltanto comprato il pezzo di carne crudo, era un pezzo di girello di manzo, gli ho levato tutta la pellicina sopra per fargli prendere bene il sale, ho messo il sale, ho messo soltanto 28 grammi per un chilo, e dato che era un chilo ho messo per lui anche 28 grammi. Ho messo 5 grammi di pepe, 4 foglie di alloro, e mi sa che non ho messo niente più perché lo volevo originale. Bene, questo allora è quello che abbiamo fatto questa volta, la bresaola fatta all'originale. E adesso aggiustiamo qui l'ultima visione.
Puoi portare il pezzo che è rimasto qui? Ecco qua. E questo è l'altro pezzo che manca. Ma non lo vogliamo mettere davanti alla rosa, che è bellissima questa rosa che abbiamo tagliato. Bene. Questo era tutto. Se vi è piaciuto come è venuto sia il video che la bresaola, purtroppo non potete assaggiare il bellissimo sapore, gustosissimo sapore che ha, ma come ho detto è molto facile farlo e vi consiglio di farlo, perché anch'io non è che ho tutte le cose al 100%, come per esempio la cantina dove l'ho tenuto, come potete vedere, non era tanto umida. Perciò non ha fatto nemmeno la muffa sopra, però si è curato abbastanza bene e questo lo ha fatto in 2, 3 settimane. 3 settimane, sì. Bene, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!